Ragazzi, immaginate che una squadra a casa, non lo so, ipotizziamo la Roma. La Roma acquisti questo simpatico ragazzo che è molto felice, il primo anno viene alla Roma, la Roma lo paga 50 milioni di euro e lui va direttamente nello stato patrimoniale della Roma. Che cosa è lo stato patrimoniale? Qualcuno di voi si potranno chiedere, ma a me non me ne frega assolutamente niente di contabilità. Ma ragazzi, veramente questo è un concetto semplicissimo. Il bilancio si divide in conto economico e stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale non è altro che la fotografia dei beni dell'azienda. E ovviamente OptiPoba, questo ovviamente è OptiPoba, non so se l'avete visto, che arriva con i Rasta, va a finire in bilancio. Quindi nell'attivo dello stato patrimoniale ci finisce OptiPoba. Che ovviamente è un bene della società, perché i calciatori, ragazzi, sono l'asset principale di una società di calcio. E OptiPoba sta qui in bilancio, ovviamente non lo scriviamo per 50 milioni di euro e pace. Dopodiché cosa succede? OptiPoba firma un quinquennale, rimane per 5 lunghissimi, bellissimi anni e gloriose la Roma, fa vincere la Roma molto, ma ovviamente questi 50 milioni di euro è un costo che la società deve sostenere. Ma possiamo secondo voi attribuire questo costo interamente al bilancio 1? Ovviamente non è così, ed è qui che nasce la necessità di effettuare delle quote di ammortamento. Cosa sono le quote di ammortamento, ragazzi? Immaginate che voi avete per esempio un macchinario, no? E sapete che il macchinario vi dura 5 anni. Quando ipotizzate la quota di ammortamento, sapete che questo macchinario vi durerà 5 anni e splittate il costo per 5 esercizi diversi. È molto semplice la questione. Qui con i calciatori è molto aleatoria, perché si ipotizza che il calciatore dopo 5 anni possa morire, qui possa avere una vita utile di 5 anni. In realtà sappiamo che non è così, ma per esigenze contabili si attua questa divisione. Per 5 anni, perché sostanzialmente i contratti durano 5 anni. Quindi cosa succede? Tu attribuisci al bilancio 1 10 milioni di costo, 10 milioni, 10 milioni, 10 milioni, fino a che arrivi a 50. Adesso viene il bello, perché al quinto anno c'è OptiPoba, che nel frattempo ha anche sviluppato una cresta invidiabile, quindi è molto amato dai tifosi, dai bambini, perché si fa la cresta. Ci sono dei tifosi che dicono: io mi sono anche tatuato OptiPoba sulla spalla, pensa che bello. Ma la società che deve anche tener conto degli aspetti contabili in quest'epoca in cui il financial fair play ti vincola a delle regole molto stringenti, la società dice: guardate, mi hanno proposto questo ragazzo qui è svedese, ha i capelli lunghi e biondi e si chiama Johansson, e praticamente Johansson vuole venire alla Roma e ci costa 50 milioni di euro. Ora noi abbiamo ricevuto un'offerta per OptiPoba di 50 milioni di euro e OptiPoba va ad un'altra società. Ragazzi, ipotizziamo una società a caso, l'Inter, va all'Inter e OptiPoba, sebbene non sia proprio felicissimo, accetta di andare all'Inter. Quindi mettiamo OptiPoba con la faccina in giù, sempre con la cresta, non voleva lasciare la Roma perché era veramente contento. E qui abbiamo Johansson che arriva. Molti tifosi dicono: ma a me Johansson non piace perché ha i capelli lunghi, non mi piace, non è veramente alla moda, la cresta era più bella. Però ragazzi, qui ipotizziamo che Johansson e OptiPoba valgano esattamente lo stesso, cioè che diano lo stesso identico apporto alla società. Allora voi potreste dire: ma perché non ci siamo tenuti OptiPoba? Io c'avevo il tatuaggio sulla spalla, ma che faccio, me lo cancello? La società ti dice: certo, potevamo tenerci OptiPoba, ma non avremmo realizzato una plusvalenza. E voi dite: ma che ci dobbiamo fare con questa plusvalenza? Ma a me che me frega delle plusvalenze? Ragazzi, la plusvalenza tu la eserciti, la ricerchi nel momento in cui tu hai un conto economico che fa da specchio allo stato patrimoniale. Qui abbiamo lo stato patrimoniale in cui si fotografa i tuoi beni, tutti gli asset che tu hai. Immaginate una fotografia di un magazzino, qualora foste una società che c'ha un magazzino. Fotografia a magazzino, che c'ho, che non c'ho, un macchinario, due salami, una sarciccia, un prosciutto, c'ho OptiPoba, calciatore. Questo è lo stato patrimoniale. E il conto economico invece vi riassume sostanzialmente i redditi che voi producete. E qui, ragazzi, abbiamo costi e ricavi. E OptiPoba, venduto a 50 milioni di euro dopo che tu l'hai ammortizzato interamente, ti fa fare una plusvalenza di più 50. Incredibile, ma vero, tu hai una plusvalenza di più 50. Ma voi adesso mi dite: vabbè, allora io ho preso Johansson a 50, me potevo tenere OptiPoba, ma Johansson ho pagato 50, mi andrà a impattare 50? No, ragazzi, perché vale lo stesso discorso di OptiPoba. Questi 50 milioni di euro li dobbiamo splittare e quindi avremo dei costi di Johansson per più 10 milioni di euro
E vedete la differenza qual è? Che tu, nell'esercizio che ti serve, sei andato a generare praticamente con questa operazione un surplus di 40 milioni di euro. Ovviamente voi direte, vabbè, ma allora conviene sempre far così? No, perché comunque sia tu avrai gli altri 40 milioni di euro di Johansson negli esercizi futuri, ma nell'esercizio attuale è stato molto conveniente fare questa operazione dal punto di vista contabile. Poi ovviamente ci sono varie considerazioni da dover fare, per esempio Optivo Ba alla cresta che è molto amato, Johansson magari adesso non è amato, ma potrebbe anche essere che Johansson con i capelli lunghi biondi a un certo punto lancerà una nuova moda. Quindi questo è quello di cui dovete tener conto quando parlate di calciatori che vengono venduti per la stessa cifra. Sono sfogato, scusate. Perché vi dico questo? Perché l'anno scorso, per esempio, per Salah e Schick è stato così. Molte persone hanno detto, ah, beh, ma ho preso 40 di qua e ho pagato Schick di là, non era meglio tenere Salah. No, ragazzi, non era meglio tenere Salah a livello contabile per quell'esercizio specifico, perché come avete visto, la plusvalenza tu la inserisci tutta, mentre il costo tu lo splitti in vari ammortamenti. Quindi è evidente che il costo in quell'esercizio di acquisizione del nuovo calciatore è molto inferiore tendenzialmente alla plusvalenza che tu stai facendo con l'altro calciatore che avevi ammortizzato, non avevi ammortizzato. Immaginate i calciatori che crescono nel vivaio. Alcuni di voi mi hanno simpaticamente detto, ah, vabbè, allora era giusto vendere Totti. Ragazzi, era giusto vendere Totti. Probabilmente con le regole moderne Totti sarebbe stato a rischio, ma perché questo? Perché se ti viene una società e ti offre 300 milioni di euro per Totti che tu hai iscritto in bilancio a zero, quelli sono tutti ricavi e tu in quell'esercizio puoi investire enormemente, ma veramente ti può cambiare la questione. È normale che poi vanno fatte altre valutazioni, cioè Totti è stato amato, Totti è stato un valore inestimabile, probabilmente non sarebbe stato neanche conveniente venderlo a nessuna cifra, proprio come la Gioconda, sapete, sono quei calciatori che non hanno valore, ma per altri calciatori il discorso va fatto. E questo è uno, secondo me, dei motivi per cui non esistono bandiere, perché le società sono portate a rinnovare, sono sempre portate a girare i calciatori proprio per questo motivo, perché loro nell'esercizio in cui vendono e comprano allo stesso prezzo hanno un vantaggio economico. Poi, ovviamente, negli anni futuri tu pagherai questo, ma una società che continua a crescere, in teoria, dovrebbe riuscire a mantenere questa situazione. È chiaro che se la società poi va in recessione, tu sei costretto a smobilitare degli asset, a vendere dei calciatori per sopperire a tutti quei costi di ammortamento che tu hai rinviato negli esercizi futuri. Ragazzi, spero di essere stato chiaro. Se non avete capito qualcosa, scrivetelo nei commenti perché vi rispondo. Sono molto contento di rispondervi su questo argomento perché ci tengo moltissimo. Condividete il video se lo volete condividere. Questi sono i pollici per il mi piace, li ho anticipati. Mi raccomando, ragazzi, condividete il video, ve l'ho già detto, ma sarebbe molto bello se lo condivideste perché mi dareste una mano a sviluppare questa serie e soprattutto questo fantastico canale, ragazzi. Io con questo ho concluso. Ringrazio voi, ringrazio il tattico, non ci ha capito un cazzo di questa storia, ma spero che anche chi non ha le basi di contabilità abbia capito un pochettino qual è il discorso. Vi ringrazio, vi saluto. Ciao, al prossimo video.